Questa invece che è un'installazione del 51, questo filo di neon che si può vedere dal basso ma che potete anche poi vedere dall'alto, è assolutamente il futuro, è qualcosa che ha anticipato, credo, e lo dico davvero perché me l'ha spiegato lei, ma anche perché insomma me ne sono resa conto persino io, che tutto quello che è venuto dopo nasce da lì. Non solo il futurismo è nato a Milano e di questo siamo piuttosto fieri, ma Lucio Fontana è stato il padre di tutta l'arte contemporanea, quella che poi è fatta oggi sostanzialmente di installazioni, performance. Il suo, sempre perché me l'ha appena spiegato Marina, quello che dicevano i nostri genitori, i nostri nonni, e magari lo dicono ancora oggi, ma insomma che senso ha prendere una tela e farci su dei tagli o dei buchi e poi quella roba lì viene considerata arte? Viene considerata arte perché quel signore lì che l'ha inventato per primo ci è passato attraverso tutta l'arte che c'era prima e si è reso conto che nella contemporaneità, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la tela era una roba troppo stretta per raccontare tutto quello che succedeva nel mondo. Se l'arte voleva stare nel mondo doveva andare avanti, il che non voleva certo dire sfregiare le tele del passato, voleva semplicemente dire che il presente non si può più raccontare in quel modo lì, perché è più complesso, perché è più ricco e perché dobbiamo guardare avanti. Marina mi spiegava la differenza tra futurismo e spazialismo, ci sono di mezzo due guerre, no beh sì. Due guerre, c'è di mezzo un'accelerazione straordinaria della tecnologia, c'è di mezzo il futuro. Mi viene in mente, perché ahimè vi dovete cuccare una che va per citazioni alte e basse, o presunte alte o presunte basse, prima di essere raccontato in un film, Titanic, la tragedia del Titanic, che è stata appunto una delle vicende simboliche più forti del Novecento, l'ha raccontata il mio amico Francesco De Gregori in una canzone che si chiamava I muscoli del capitano, e a un certo punto, credo traducendo in linguaggio della fine del Novecento qualcosa che trovava le sue radici all'inizio nell'arte, parlando, raccontando, descrivendo questa notte che precede la tragedia dell'iceberg, Francesco dice: in questa notte elettrica e veloce, in questa croce di Novecento, il futuro è una palla di cannone accesa e noi la stiamo quasi raggiungendo. E questo raccontando la modernità e la tragedia che incombe, l'imprevisto, l'imprevedibile, quello che ci rende poi tutti comunque accomunati da una sorta di fragilità. Credo che pensare di prendere il mondo e di raccontarlo sia uno straordinario compito che l'arte si è sempre data, anche rischiando di essere fraintesa, di non essere capita o di essere capita dopo o di essere celebrati dopo, ma intanto avere dovuto fare i soffitti per gli alberghi per campare. In questo senso, che le donne siano state tagliate fuori da questo processo, a me sembra più che altro una grande perdita per tutti, perché continuo a pensare che ci sia un piccolo equivoco rispetto alle cosiddette questioni femminili. Ancora oggi si tende, secondo me da parte di alcuni un po' dolosamente, a far pensare che la questione femminile riguardi le donne. È un curioso errore è un punto di vista curiosamente sbagliato. In realtà la questione femminile, tutto quello che attiene alle donne, riguarda l'umanità. Senza passare da lì non si va da nessuna parte. Allora, che questi artisti, anche stravolgendo, anche reinventando, abbiano comunque avuto un occhio molto attento al femminile, per esempio mi faceva notare Marina come ci siano queste bellissime figure di giovani donne raccontate, dipinte, Martini ne ha scolpite di meravigliose, e curiosamente per dire quel passaggio difficile di età, quel rito di passaggio doloroso che è l'adolescenza e la pubertà, si racconta il femminile, si dipinge una fanciulla. Io non ho visto giovani uomini raccontati in questo passaggio, come se fino a quel punto la custodia, la tutela, il primato della comunicazione, dell'educazione sentimentale sia soltanto femminile. Io questo ci credo fortemente, tendo a pensare che il maschile, non tanto gli uomini come singoli individui, ma insomma gli uomini, quella siano tendenzialmente degli analfabeti sentimentali, non è che finché non gliela spieghi tu non la capiscono, se smetti di spiegargliela si perdono. Che questo possa essere tradotto anche in un modo di raccontare l'arte totalmente differente da quello che era stato soltanto poco tempo prima, è entusiasmante. Io ovviamente non sono in grado di farvi la guida a questo museo, figurarsi, ci sono in ogni sala delle persone bravissime, ci sono delle audioguide molto belle, però mi piacerebbe, se avete voglia, chiedervi di provare a
ad avere un po' più di attenzione, uno sguardo privilegiato su come viene raccontata la donna.